La classifica finale della prima settimana di LEC, o LEC appunto se preferite, ci ha consegnato 7 team sul punteggio di 1-2, quindi una vittoria e due sconfitte. E se questo non è l'inizio di un campionato equilibrato? Io sono Francesco D'Ogemo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito, e oggi andiamo a parlare di due sorprese, una positiva e una negativa. Ma chi sono? Fnatic e Astralis. La domanda però, qual è davvero quella positiva? Nell'ultimo video abbiamo parlato del meglio della settimana, ovvero G2 Esports e ROG, ma può diventare interessante esaminare anche due delle squadre che più hanno sorpreso, seppur in modo differente, in questo inizio di LEC. Da una parte i Fnatic, da cui ci si aspettava sicuramente delle difficoltà importanti, forse però non così tante. Dall'altro invece gli Astralis, bollati da tutti come il team che non avrebbe avuto alcun futuro, e che tuttavia durante la prima settimana è comunque riuscita a ottenere una vittoria già appunto nella Week 1. Partiamo dai Fnatic. Costretti a cambiare due membri del loro team in una forse delle off-season per loro più turbolente, più complicate, non solo per la costruzione del team ma anche sul lato di immagine, perché comunque hanno perso Reckless che in scadenza di contratto è andato a G2 Esports, quindi hanno mostrato comunque l'immagine di un'organizzazione, di un team che non è riuscito a trattenere una delle sue bandiere più importanti. Dall'altra invece, l'aver puntato su giocatori non di punta, che in un certo qual modo fa pensare che l'appetibilità dei Fnatic non sia la stessa di qualche anno fa. Infatti è arrivato Niski, che è sicuramente un buon giocatore, solido, ma non è quel giocatore che cerchiamo di ricordarci, di cui cerchiamo di ricordarci particolari azioni, o okay, a cui gridiamo quando sentiamo parlare come dei tifosi scatenati. Dall'altro, poi, invece, per la botlane è arrivato Upset, una promessa da diversi anni, che finalmente però ha l'occasione e l'opportunità di trovarsi in un top team. A proposito, ma avete visto Upset a che distanza tiene il monitor da sé? Come abbiamo anticipato, il problema nella Week 1 dei Fnatic non è stato tanto avere delle difficoltà. Era palese che fosse un team ancora in costruzione, che non dovesse essere necessariamente, obbligatoriamente pronto già dal day one, ma ci mancherebbe. La questione però è che, nonostante ci siano nuovi giocatori e un nuovo coach, i problemi sono apparsi esattamente gli stessi dell'anno scorso, in determinati casi anche peggio. Da una parte parliamo ovviamente di Illisang, che continua a essere quel tipo di support che ha degli apici pazzeschi di prestazioni, ma dei down veramente altrettanto lontani da quella che è la media, e dipende tutto da come si sveglia la mattina. Wipo stesso comunque sembra essere incostante, ottimo fino alla fase di early mid game, diciamo fino al mid game, all'inizio del mid game, poi inizia a perdersi, non saper bene come comportarsi, come muoversi sulla mappa. I primi due game, tra l'altro, si sono tramutati in sconfitte nonostante fossero partite che ad esempio un anno fa i Fnatic, con però Reckless e Nemesis, avrebbero probabilmente vinto. Non si tratta nemmeno di scontri epici, i Fnatic sono andati semplicemente in faccia agli avversari morendo dal mid game in poi, nonostante nell'early avessero comunque guadagnato un minimo di vantaggio. Tra gettare però al vento un buon early game appunto e decisioni azzardate, i Fnatic sono rapidamente andati praticamente 0-2 contro Misfits e ROG. La loro fortuna in questo caso è che la prima settimana di LEC fosse una Super Week, che gli ha dato comunque modo di avere una terza chance di conquistare almeno una vittoria, non solo per la classifica ma anche per riprendere morale. Chiudere 0-3 sarebbe stato a livello psicologico veramente traumatico e disastroso. Contro, tra l'altro, aveva uno Schalke 04 che non aveva ancora fatto impazzire e che aveva raggiunto una vittoria comunque, per così dire, non canonica, con una base race contro i Vitality. Teleport coming to the mid lane! Shulker! They've got one Nexus turret! The cleanse is not coming! Oh, Nexus
the win! E i Fnatic, tra l'altro, l'hanno chiuso in 27 minuti, mostrando finalmente quello che sembra essere, poter essere anzi, il loro vero potenziale. Il rischio in questo momento è però che quel potenziale potrà essere visto solamente a tratti, in maniera molto incostante. Le difficoltà in questo momento comunque ci sono, e lo stesso Dardo, team director dei Fnatic, ne ha parlato in un'intervista, e ringrazio tra l'altro 3MI, non so esattamente come pronunciarti, per avermela segnalata. Nessuna delle org, dell'org, però, sembra in realtà preoccupato. Primo perché l'atmosfera all'interno del team, a quanto dice Dardo, è più che positiva. E in merito di ciò va dato anche a Yamato, che sappiamo benissimo essere sì un coach, ma essere anche bravissimo sul lato umano, nel trovare sinergie, nel costruire sinergie e connessioni, soprattutto fra i giocatori e fra il coaching staff e i giocatori. Arrivato, tra l'altro, per sostituire Meti. I giocatori sembrano anche molto uniti, almeno a detta di Dardo, passando molto tempo insieme, sia dentro che fuori dal gioco, fuori dalla landa. A febbraio, inoltre, a quanto pare, dovrebbe arrivare un altro coach e dovrebbe proprio occuparsi del lato più mentale dei giocatori. Dardo ha anche raccontato che pensano di avere addirittura più potenziale dei G2 Esports in termini di tetto massimo. Vabbè, questo magari aspettiamo un attimo a vedere se è vero oppure no. La verità è però che questo potenziale, per arrivare a questo potenziale e vederlo nella sua forma finale, probabilmente dovremmo aspettare un pochino di più. E non sono tanto sicuro che lo vedremo già in questo Spring Split. People that shut down, that shut down upset, that shut down self-made, that engage Quippo, that shut the kill Quippo first. This engage comes in on top of Dog, he has no cleanse. Very good, Blast coming over to take my safety, Flash over the wall, now he's sleepy. Lucian, Kanakiski out of his self-made, now retreating as we see a fight on the top side of that Brokeway, trying to all in Quippo. Maybe he can't get the 1v1, but that's the knockout now coming in. Quippo with a dash to safety, but he blocked by his own. No, the Wiz Tower, are you kidding me? Goal TFT, baby! Whippo finding that in the end, I cannot believe it! Self-mid. Fight balance on the nice edge, but now another one kicking off the mid lane. Gilly running for the hills. He used the iron time. Oh, he mistimed it! Oh, he's standing still, he knew he mistimed it! Alright, there you go, now he's going back away. He's also gonna go, alright, well, as much as we praise Fnatic for not throwing anything away, they're getting a little bit ahead of themselves. That's gonna be the 3-man taunt, good for Limit, but he has no follow-up here. Abadaga stepping forward, Gold Card gonna finish the job. Upset looking at, he's one off, that's the S-style rank. Spin, spin, spin! Oh, no trigger! Samira, I'm balanced! Triple kill for Upset. Contro lo Schalke, dicevamo, è arrivata una vittoria in 27 minuti, in cui i punti chiave, come spesso accade, sono partiti soprattutto dalla draft. In particolare, ottima l'idea di bannare Pantheon, che tanti problemi aveva causato in mano, a Inspired nella partita precedente contro i Rogue, ma rimane comunque necessaria la condizione di mettere Illisang a proprio agio. E allora cosa si fa? Si prende subito set per lui nella rotazione iniziale, in modo da bannare poi in seconda rotazione Leona e Alistar da limit. Leona e Alistar che ovviamente sono dei support aggressivi che possono benissimo ingaggiare, ma anche controingaggiare, o meglio fermare l'engage degli avversari. E in questo modo si mette a proprio agio anche Upset, che può stare tranquillamente in lane anche da solo, senza essere immediatamente aggredito dagli avversari, perché non avendo pick appunto come Leone e Alistar non possono lanciarsi immediatamente su Upset. Dall'altro, questa cosa libera un attimo Illisang, che è un po' più libero. Intanto lui può essere più aggressivo con Set, ma è anche un po' più libero di andare in giro con la mappa, collaborare con Selfmade in giungla per andare a portare vantaggio numerico nelle altre corsie. Un modo che permette ai Fnatic di essere aggressivi, soprattutto se poi sfrutti lo stesso Selfmade sulla mappa, messo anche lui su un campione aggressivo, che è quello che i Fnatic tra l'altro hanno fatto per tutto il 2020 e funzionava benissimo. La morale è che i Fnatic faticano enormemente a comportarsi da squadra che deve semplicemente controllare il game. Come abbiamo già visto nel 2020, anche ad esempio contro i TES nel quarto di finale ai Worlds, i Fnatic devono poter essere aggressivi. Attenzione, che non significa sconsiderati, che fanno le cose giusto per essere aggressivi. Se invece sono costretti a gestire il gioco in modo più controllato, non dico che vanno nel panico, ma hanno sicuramente molte più difficoltà. Semplicemente perché non è lo stile attuale dei giocatori che fanno parte dei Fnatic, che sono presenti nel roster. Devono poter essere aggressivi, dettare tempi rapidi di esecuzione senza lasciare fiato agli avversari. This Graves is a large part of that.
Newton to the flank here, straight onto the block. Just what he pops off to the side of it. Shigeta has to go golden because he's now in the midst of the four members of Astralis. Tries to flash away, but promise you, it's there with the knock-up. And look at White Knight off towards the side, keeping the block, keeping Comp at arm's reach. Astralis get a kill, and they will turn it around. Onto Shigeta, but they turn it around onto LeBrov instead. Now. Gold card comes through, good damage onto Shigeta. There is the curtain call, Shigenda's gonna fall at the start of the fight. Promise you almost gets down as well. Will, in the end, get taken out. Zanzara going back onto Comp, but the cleanse, the moves. Look at Comp trying to escape from this fight. He's rooted up with a deadly polish, and now he is in no man's land. Shut down by Nuke Duck. Astralis, still four players left alive. And it's 4 versus 2. See, this one makes a little bit more sense. Nuke Duck, go back to base. We'll spend a little bit of that gold. They have four members alive. LeBrov has just respawned. Shigeta is 20 seconds away. Can Astralis end it? We've had some bangers and we've had some match fettiness, and Astralis are looking for their just desserts. Trying to take their first win in the LEC. First Nexus Tower's down. White Knight diving in to try and catch on schemes. Jester was hooked up and he gets the shutdown. And now it's only LeBrov and Melissa left alive. Melissa underneath the tower trying to do what he can, but he's done for as well. Astralis, at the third time of asking, will take their first win in the LEC. Discorso simile poi, in termini di ordine temporale di vittorie e sconfitte, per gli Astralis. Sotto 0-2 in classifica, vincono l'ultima partita della settimana contro i Vitality. Se però prendiamo in considerazione anche lo split scorso, quando ancora si chiamavano Orion, ma in realtà facevano comunque parte del gruppo Astralis e quindi in sostanza non è cambiato nulla se non semplicemente il nome che compare nella classifica, il team non vinceva un game da luglio 2020, ovvero dalla vittoria contro Misfits Gaming, il che significa che da quel momento, dalla vittoria contro i Misfits, sono arrivate 7 sconfitte consecutive nello scorso split, più le 2 appunto di questo inizio 2021, per un totale di 9 sconfitte consecutive, una striscia negativa che non vediamo ovviamente tutti gli anni, e per vincere si sono comunque dovuti aggrappare all'unico superstite del roster dell'anno scorso, ovvero il mid laner Nuke Duck, su cui ovviamente continua a girare ancora sempre il solito meme, ovvero sarà l'anno di Nuke Duck? Non è stata una bella partita, sia chiaro, né da una parte né dall'altra, con numerosi capovolgimenti di fronte. Ora non dico che sia stata una clown fiesta in stile LCS, però per dire, ecco, siamo più o meno lì. La differenza l'ha fatta però davvero Nuke Duck e il suo Twisted Fate, con cui, grazie alla sua enorme esperienza, ha garantito al proprio team una mole enorme di informazioni derivanti dall'utilizzo della sua ultimate globale, che è una ultimate che è sempre piaciuta storicamente e che appena possono lo utilizzano ai team soprattutto coreani, perché i team coreani si basano soprattutto sulla ricerca di informazioni. Loro possono arrivare a 40 minuti stando 0-0, l'importante è che hanno tutte le informazioni del caso, finché non le hanno non muovono una foglia. Reperire più informazioni possibile è infatti fondamentale comunque per impostare il game e prendere obiettivi, e sappiamo bene che nel mid game quelli più importanti sono due: le strutture, quindi le torri diciamolo, e i draghi. Va bene, c'è anche l'Herald in mezzo sicuramente, ma l'Herald è legato diretta indirettamente a quelli che sono gli obiettivi sulle strutture. Questi ultimi, i draghi intendo in particolare, sono un investimento per il late, per quell'anima tanto ambita. Se solo gli Astralis fossero un vero team, perché poi costruisci tutto, sono arrivati tra l'altro quasi vicinissimi, sono arrivati a Soul Point, vicinissimi appunto all'anima, ma non sono mai poi riusciti a prenderla, merito anche ovviamente dei Vitality che hanno posto da questo punto di vista una fierissima opposizione. E allora qual è il secondo obiettivo necessario per sbloccare una partita alquanto noiosa? Beh, ovviamente è il Baron, anche perché a 40 minuti direi che si è fatta una certa e che è anche ora di sancire un vincitore. Alla fine la vittoria infatti arriva grazie a un fight 4v5 dopo un pick sul trash nemico. Hanno forzato questo fight perché cercavano i Vitality di contestare ovviamente il Baron, ma è andato a favore degli Astralis. Non è stata una vittoria netta e convincente, lo abbiamo detto, ma in qualche modo ridà comunque fiducia agli Astralis, fa capire loro che qualcosa possono dire in questo campionato, che ci sono squadre, altre squadre che si stanno ancora costruendo e su cui, contro cui possono effettivamente sperare di ottenere delle vittorie. Ora, da qui
a dire che riusciranno a regalarci addirittura qualche soddisfazione ai loro, a me no, ma in particolare ai loro tifosi, se ancora esistono, non ho idea. Ne passa un po' di tempo. Infatti, Fnatic e Astralis sono sicuramente le due sorprese di questo inizio split. Un po' tutte e due in negativo, i lati positivi sono veramente pochi, ma comunque possiamo catalogarle come sorprese, ognuna con le sue diversità, le sue problematiche sicuramente, ma anche appunto qualche piccolo punto a favore, accomunate però da un denominatore comune. Hanno bisogno di tempo, forse addirittura un intero split, per arrivare a mostrare anche solo un'idea costante di gioco. Sugli Astralis ho qualche dubbio in più, ma sui Fnatic io sono convinto che i tifosi possono stare tranquilli. Sarà uno split turbolento, ma per il Summer Split confido che raggiungeranno un livello veramente alto e potranno tornare a competere per il titolo proprio con i G2 Esports. Come sempre, io sono Francesco Del Gemmo Lombardo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto fatemi sapere nei commenti qual è stata per voi la sorpresa di questo inizio split. Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao!